Via, vai, 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 via, via. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Salve, o Regina, Madre di misericordia, e la pazienza e speranza nostra, salve. A te gloriamo. Ora ci ho arrivato.
ringraziamo il Signore di questa bella giornata che noi abbiamo per celebrare insieme questo 16 luglio che è dedicato alla Madonna del Carmelo. E sicuramente è una devozione sentita da sempre nella nostra Ruvo, tanto che l'invocazione nostra nei momenti di pericoli viene istintivamente Madonna del Carmelo. Non diciamo proprio così, dice Madonna del Carmelo, così anche ci comprendiamo meglio. Forse i giovani non dicono così, dicono qualche bestemmia. Noi speriamo invece che dicano Madonna del Carmelo. Ci auguriamo, siamo qui per pregare insieme. Intanto iniziamo con il canto. Signore, e continuiamo a fare i nostri peccati. Invece no, dobbiamo chiedere a Maria che ci faccia santi, che ci porti verso la santità, anche perché il Vangelo ha detto siate santi perché io sono santo. E allora tutti quanti dobbiamo andare verso il monte. La Madonna del Carmelo è la Madonna che ci porta al monte Carmelo, che indica il segno della santità di Dio. Esaminiamoci, c'è questo cammino. Il Papa Francesco continua sempre a dire, comunque non vi scoraggiate, ricordatevi che la misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Ti supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Sì.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ecco una nuvoletta, come una mano d'uomo, sale dal mare. E via gli disse, va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scende perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per i nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Colui che cammina senza coppa agisce con giustizia e parla lealmente. Non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Insieme ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Ti seguiremo. Seconda lettura. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a Dio. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida, Abba, Padre, quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Scrittura, leggiamo fiore del Carmelo. Fiore del Carmelo, vite fiorente, luce del cielo, sei tu soltanto Vergine Maria. O madre, mite, intemerata, ai figli tuoi si propizia, stella del mare, ceppo di esse che doni il fiore, a noi concedi di rimanere per sempre. Giglio sbocciato tra acute spine, conserva puri i nostri cuori e dona aiuto. Forte armatura, laddove in furia la dura lotta, offre a difesa lo scapolare. Per noi incerti tu sei la guida, a noi provati concedi ogni ora consolazioni. O dolce madre, signora nostra, colma del gaudio di cui sei piena i figli tuoi. O chiave e porta del paradiso, fa che giungiamo dove di gloria sei coronata. Amen. Cantiamo l'alleluia. Aleluya, aleluya, aleluya.
ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Cristo. Questa celebrazione è una celebrazione tutta mariana, perché noi vogliamo mettere al primo posto oggi ciò che Maria fa per noi. Naturalmente quello che fa per noi lo sappiamo bene, ci porta da Gesù. E il brano del Vangelo ce lo diceva in un modo forte. Il Signore dall'alto della croce dice a Giovanni: «Guarda che questa è tua madre». E dice alla Madonna: «Guarda che questo è tuo figlio, Giovanni». In Giovanni ci siamo tutti quanti noi. E dice il Vangelo che Giovanni la prese in casa sua. Bene, noi Maria la dobbiamo prendere nella nostra casa, nella nostra storia. Non deve essere un appendice, ma deve essere parte integrante della nostra fede, perché così ha voluto Gesù, anche se la salvezza è solo lui. Ma Maria, come in una casa, sempre quella messa ai margini, è l'ultima, eppure è quella che fa di tutto perché le cose vadano avanti bene. Quando infatti viene a mancare una mamma in una famiglia, non si capisce più niente. Bene, di Maria viene dato un cenno, almeno la Chiesa vede questo, nella prima lettura, quando si parla del Monte Oreb, si parla di Elia. Elia dice al suo servo, dice: «Vai sul monte, vedi un pochettino, guarda verso il mare, vedi se già affiora una nuvoletta piccola e vienimelo a dire». E lui dice: «Io non vedo niente». Quante volte nella nostra vita non vediamo niente e restiamo sconfortati? Ma Elia, quest'uomo di Dio, dice a questo servo: «Va per 7 volte, che nella Bibbia vuol dire non ti stancare mai, vai, non demordere, vedrai il Signore, non è possibile che ti abbia abbandonato». Elia si trovava in quel momento con il popolo di Dio in un periodo di siccità e tutti avevano bisogno della pioggia. E allora va per 7 volte questo ragazzo e all'ultimo dice: «Sì, va bene, ho visto una nuvoletta piccola». Dice: «Non ti preoccupare, vai ad avvisare che adesso pioverà a dirotto». Bene, la Chiesa vede in questa piccola nuvoletta la presenza di Maria, umile. Vi ricordate? Maria dice: «Ecco, sono la serva del Signore». Sembra insignificante la sua presenza. E invece no, attraverso lei, per sua intercessione, piove a dirotto. Cioè, il Signore, dalla sua sorgente di acqua viva, fa scendere su di noi una grazia che ci porta ad essere veramente diversi, creature nuove. Così come dice Papa Francesco: «Se voi dite di essere dei credenti e poi non diventate nuove creature, a che cosa serve?» Se noi facessimo la processione, se noi facessimo tutto quello che è nella tradizione, ma poi non diventiamo creature nuove, e questo lo dice anche Papa Francesco, dice: «Sì, le tradizioni, tutto quello che voi volete, ma la tradizione che cosa vuol dire? Sapere tradurre. E tradurre vuol dire sapere portare avanti ciò che ti è stato dato una volta per sempre.
Maria ti è stata data una volta per sempre, il Vangelo ti è stato dato una volta per sempre, ricordati, tu oggi lo devi incarnare. Nella tua storia, nella tua vita, non tirarti indietro. Ora, Maria, noi la invochiamo, e la invochiamo, vedete, è rimasto, vi dicevo all'inizio, proprio quel detto rumese nel momento del pericolo, Madonna du Carmen, vuol dire che per noi questa devozione alla Madonna del Carmelo è veramente radicata dentro, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo invocarla non soltanto nel pericolo quando le cose materiali ci vanno male, che pure ti viene spontaneo chiedere l'aiuto al Signore per intercessione di Maria, ma noi dobbiamo imparare a invocare la Madonna per essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli. Noi non ci crediamo, perché diciamo, ma chi nasce quadro non diventa tondo e chi nasce tondo non diventa quadro. Ma siamo così delle persone pessimiste. Ma anche qui Papa Francesco dice, un credente non può essere pessimista. Deve essere uno che veramente porta il sorriso nella propria vita, perché crede nel Signore, vita nuova. E allora ognuno di noi deve chiedersi, io questo scapolare che porto, che significato ha per me? Lo ricordiamo soltanto, lo scapolare è una specie di abito che portavano all'inizio, una specie di grembiule che dice il servizio, ma c'è questo servizio nella vita nostra che invochiamo Maria come signora, nostra patrona, nostra protettrice del Carmelo, c'è questo servizio? Perché altrimenti non ha senso. È partito di là, è il segno del grembiule, che poi è diventato piccolo, ma prima non era piccolo. Poi guardate che la devozione a Maria e questo scapolare è fatto in modo tale che da una parte ci sia l'immagine della Madonna, ma dall'altra parte c'è il Cristo e Maria ci porta sempre da Gesù. Per cui se vuoi io dico ho la devozione a Maria ma non vivo di Cristo e Cristo non è nella mia vita di ogni giorno, anche qui devo rivedere qualche cosa della mia fede. Quindi proviamo un po' tutti quanti noi a dire per intercessione di Maria che vogliamo una città nuova. Il fatto stesso, vedete che il sindaco viene, l'amministrazione viene e abbiamo anche il presidente del comitato feste patronali, sono tutti segni dove noi vogliamo che questa devozione sia ancora e sempre una devozione cittadina, perché così ne nascono tante devozioni, pullulano da tutte le parti e non è un fatto positivo, credete, perché vuol dire distrarre. Invece noi dobbiamo veramente focalizzare l'attenzione su ciò che è secondo il Vangelo, senza inventarci noi cose che non hanno niente a che vedere. Allora chiediamo alla Madonna di saper camminare insieme, perché se ognuno di noi emerge soltanto con la sua particolarità, ma si dimentica di essere popolo di Dio, città, insieme, uno, allora vuol dire che rendiamo fallito il pensiero di Dio. Possibile, sì, Dio che è onnipotente dinanzi alla mia libertà diventa pieno di debolezza, perché Dio non fa niente senza la mia libertà, senza il mio sì. Maria ha detto sì alla volontà di Dio, ma questo sì lo devo dire anch'io, lo dobbiamo dire tutti quanti noi insieme a camminare, perché possiamo riprenderci. Allora, giacché viene invocata per i pericoli, viene invocata da noi perché possiamo veramente avere la protezione, perché sia la nostra padrona addirittura, così era il termine iniziale. Bene, dobbiamo lasciarci guidare però da Maria. Se oggi ci indica una strada nuova, non tiriamoci indietro. E ora rinnoviamo la nostra fede, perché la fede cresca nella nostra città in questo anno dedicato alla fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutto.
tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore, e procede dal Padre, dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, gli ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, nella solennità di Maria Santissima, Madre del Carmelo, invochiamo Dio nostro Padre, affinché per l'intercessione della Madonna spanda sull'umanità copiose grazie. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, che Maria contempla la sua madre, perché da lei apprenda ad ascoltare la Divina proclamarla agli uomini, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quelli che invocano Maria, madre e patrona, perché trovino in lei rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per l'ordine carmelitano, perché nella festa odierna approfondisca il significato della sua vocazione di testimonianza, di preghiera e santità di vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti quelli che portano scapolare come segno di consacrazione e di speranza, perché imparino a imitare le virtù della Madonna e diano con le opere un'autentica testimonianza evangelica, preghiamo. Preghiamo per la nostra arciconfraternita, perché dopo aver intrapreso di nuovo il cammino con l'accoglienza delle consorelle, perché per un certo tempo non c'erano e invece ci sono sempre state dall'inizio, possa veramente svilupparsi sempre di più, perché il laicato, i laici non sono fatti solo da uomini ma anche da donne, e sappiano vivere nella diversità ma vivere insieme, preghiamo. Preghiamo per l'amministrazione uscente qui dell'Arciconfraternita, perché oggi mi pare più o meno in questo mese si conclude il loro mandato, perché tutti quanti noi sappiamo veramente ringraziare il Signore per tutta l'opera che hanno fatto in sintonia anche con le amministrazioni anche della città, e quindi sappiamo dire il nostro grazie a Maria, e sappiamo anche pregare per la nuova amministrazione dell'Arciconfraternita che verrà, perché possa continuare con lo stesso zelo quanto è stato fatto nel passato, preghiamo. Preghiamo per tutto il popolo di Dio, perché non dimentichi la devozione a Maria, fondamentale nella vita del cristiano. Oggi siamo un pochettino dozzinali. Se uno dice: sei credente? Sì, mi ricordo del Signore la mattina, la sera, quando vado a letto. Ma riesci a trovare un po' di tempo da dedicare a Dio? Non ho tempo. Voi ci credete? Quando noi siamo innamorati di qualche cosa, noi il tempo lo sappiamo gestire, ma lo gestiamo a modo nostro, perché il Signore sia di casa, ovunque, nella gioia, nella sofferenza, quando ci divertiamo, quando lavoriamo, perché possiamo avere sulle nostre labbra il nome di Maria, Madre che ci spinge a una vita sempre più perfetta, preghiamo. O Signore, ascolta la preghiera della Tua Chiesa, e per intercessione della Vergine Maria, Madre del Carmelo, concedi quanto Ti abbiamo chiesto per Cristo nostro Signore. Santo, santo, santo.
veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Diciamo insieme: è il Signore Gesù, il Figlio di Dio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Diciamo insieme: è il Signore Gesù, Figlio di Dio, Figlio di Maria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. È il momento questo di rivolgersi al Signore, credendo sul serio che siamo figli Suoi. Intercede per noi la Vergine Maria, perché possiamo essere figli veri. Guardate, il DNA di Dio lo portiamo tutti, perché siamo stati creati da Lui. Il DNA di Dio lo portiamo tutti, perché siamo stati battezzati nel Figlio suo Gesù. Ma comportarsi da figli, questo non dipende dal Signore, dipende da noi. Ci sono tanti figli che sanno chi è il papà e la mamma, ma non si comportano secondo i loro genitori, che magari ce la mettono tutta per educarlo, però ognuno invece di dire sì dice no. Allora chiediamo l'aiuto della Madonna, perché possiamo immetterci nella volontà di bene di Dio, che è una volontà di bene per tutti noi. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ora invocheremo il Signore perché ci liberi dal male, e poi faremo la nuova promessa e giuramento da parte di ciascuno, con fratello e con sorella, in questo giorno così solenne. Il priore verrà qui perché guiderà questo giuramento. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni.
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria di secolo. Nella formula di giuramento ognuno dice nel silenzio il proprio nome e poi si dice insieme ad alta voce. Io, desiderando seguire Cristo nella via del Vangelo per progredire nella via della perfezione cristiana, nella novità del Vangelo e nello spirito delle confraternite, alla presenza della Beata Vergine Maria del Carmelo, rinnovo l'impegno di vivere secondo lo statuto e regolamento della confraternita. E ora invochiamo la pace su tutti noi, su tutta la città, su tutti coloro che in questo momento celebrano l'Eucaristia e vogliono ringraziare il Padre insieme a Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Proviamo a fare sul serio i gesti che escono un po' dalla nostra persona. Di solito stringiamo mani a destra e a sinistra, poi magari senza senso. Oggi ci baciamo, ci abbracciamo, siamo diventati tutti espansivi. Fosse vero se fossimo capaci di entrare in relazione con gli altri, credendo sul serio a chi mi sta accanto, dinanzi, a chi cammina con me. Questo vuol dire pace. Provare il bene dell'altro, provare a crederci reciprocamente. Scambiamoci un segno di pace. Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. La Santa Eucaristia verrà distribuita in chiesa per coloro che sono nella chiesa e all'esterno, qui giù per i confratelli e le consorelle, sopra i gradini ci saranno altri due ministri per tutti voi.